questa iniziativa di aprirsi al territorio che noi come cooperativa abbiamo sposato fin dal primo anno. Io posso dirvi un po' le motivazioni che come cooperativa vediamo in queste iniziative qua, cioè che comunque per realtà come le nostre, noi siamo una cooperativa sociale nata negli anni 70 dall'opera di un prete che aveva deciso sostanzialmente assieme ad altri volontari di accogliere, di occuparsi delle persone che usavano sostanze che allora, per le quali allora c'era soltanto l'ospedale psichiatrico sostanzialmente come intervento da parte del sistema sociale che c'era allora. Don Redento assieme ad altri ha iniziato così a mettere a posto delle strutture per iniziare ad accogliere, pian pianino poi si è sviluppata la cooperativa e sono sviluppate tante altre realtà che si occupano di queste problematiche. Però interessante è pensare a come sono nate le realtà come questa, per capire anche il senso di quello che oggi stiamo cercando di ripercorrere. Cioè realtà come questa sono nate dall'intuizione, dalla volontà di una persona, un gruppo di persone, però cercando di agire un ruolo politico all'interno della società in cui si viveva. Cioè hanno iniziato, Don Redento faceva conferenze, riunioni per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica intorno al tema che anche i cittadini che usavano sostanze, mentre usavano sostanze, avevano il diritto di poter condurre una vita migliore o di avere una prospettiva di cambiamento davanti a loro. Questi elementi qua facevano pugni, fanno pugni ancora tuttora con concetti che hanno a che fare più con la colpa, con il fatto di dire uno se l'è cercato e quindi è giusto che paghi, è giusto che stia male. Ecco, cercare di portare nella collettività, nella società anche di oggi, tematiche di questo tipo qua, cioè tematiche che facciano capire quanto interventi come questi di promozione della salute a tutti i livelli, qua stiamo parlando in particolare di chi usa sostanze, ma si può fare il paragone anche su altre problematiche, sia un qualcosa che possa coinvolgere la cittadinanza, sia un qualcosa che porta un beneficio non soltanto alle persone che frequentano questi luoghi perché ne hanno bisogno, ma può portare un beneficio anche alla società nella quale queste realtà sono collocate, perché una persona che usa sostanze ha la prospettiva di star meglio, ha la prospettiva di poter condurre una vita maggiormente integrata, maggiormente coi piedi per terra rispetto a tutte le problematiche quotidiane, ne ha un beneficio anche la sua famiglia, ne ha un beneficio anche i suoi parenti, perché il tossicodipendente comunque è una persona che vive nella società e quindi voglio dire intervenire sulle problematiche sociali, le problematiche come questa, è un lavoro che ha un beneficio per tutta la collettività, non è soltanto un intervento specialistico per il singolo soggetto, ma è un intervento che coinvolge tutta la società e quindi è importante che 40 anni fa, 50 anni fa, fare questi lavori di sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto ad alcune problematiche portava con sé il fatto che si intercettavano persone che intorno a questa idea mettevano volontariamente a disposizione del tempo, delle risorse, e questo ha promosso nel corso di questi anni la possibilità che da un'idea di una persona che aveva questa idea, che ha cercato di svilupparla, si sono create delle organizzazioni come quella della cooperativa di Bessimo che hanno cercato in questi 40 anni di continuare a sviluppare questa idea che anche i tossicodipendenti, che anche una persona che ha scelto di usare sostanze ha diritto alle cure, ha diritto alla salute e ha diritto a trovare delle opportunità per poter star meglio. E quindi quello che facciamo oggi, secondo me, adesso poi Riccardo lo dirà per altre motivazioni, ma ha un po' questo senso qua, quello di ritornare a non svolgere soltanto un ruolo clinico, cioè non fare soltanto un'attività di cura delle singole persone, ma anche di agire in certo qual modo anche un ruolo politico, un ruolo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto ad alcune tematiche. Adesso, al di là delle idee politiche che ognuno di noi può avere, idee che ultimamente si sentono legate agli immigrati piuttosto che alcune categorie nelle quali si mettono in contrapposizione i diritti del soggetto con i diritti della collettività,
sono idee che possono sempre, magari interessano una categoria in un certo momento, non possono benissimo spostarsi ad altre categorie, per cui fare lavori di questo tipo in cui si riflette su questi concetti qua è un qualcosa che secondo noi è importante, questo come obiettivo principale. Quindi operazioni di apertura dei nostri servizi alla cittadinanza hanno un po' questo senso qua, attraverso il fatto di rendersi conto che quello che si fa qua all'interno non è niente di strano, sono tutte cose che ognuno di noi nella propria vita quotidiana può capire, può comprendere, che le nostre comunità, i nostri servizi si integrino maggiormente con i territori nei quali sono collocati. Due, per ridurre un po' quella luna, un po' di mistero che aleggia sui servizi come questi, nei quali si immagina chissà quali cose possono avvenire all'interno delle comunità, perché la gente possa toccare con mano quello che avviene quotidianamente in servizi come questi. Sono stato anche troppo lungo, lascerei la parola. Ecco, due cose sulla cooperativa di Bessia, non so quanto la conosciate. Siamo in realtà appunto nata negli anni 70, da quello che dicevo prima poi si sono sviluppate una serie di realtà, siamo rimasti nel settore delle dipendenze, per cui siamo una cooperativa sociale che si occupa unicamente di interventi sulle dipendenze, abbiamo sviluppato servizi residenziali prevalentemente, abbiamo 16 comunità residenziali sviluppate sui territori di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. Sono comunità una diversa dall'altra sostanzialmente, ci sono comunità maschili, femminili, per nuclei familiari, per cocainomani, per alcolisti, per persone che hanno problemi anche psichiatrici, per cui ogni servizio ha delle specificità proprie che lo distinguono dalle altre, e siamo accreditati al sistema sanitario regionale, per cui abbiamo 300 posti letto in tutte queste comunità. Siamo conosciuti soprattutto a livello regionale ma anche nazionale, perché siamo una delle pochissime realtà che ha sviluppato negli anni fin dall'inizio dei progetti dedicati alle famiglie, quindi noi abbiamo quattro comunità per nuclei familiari, nel senso che accogliamo l'intero nucleo familiare, non accogliamo soltanto la persona che ha un problema di dipendenza, ma magari accogliamo anche i figli, per evitare che la persona venga sradicata completamente dal proprio contesto e che quindi possa avere maggiori relazioni affettive che gli consentano di fare un percorso di riabilitativo pur mantenendosi all'interno dei propri affetti, delle proprie relazioni. Questo è l'aspetto che ci caratterizza di più. Poi oltre a questi servizi residenziali abbiamo sviluppato servizi di riduzione del danno, significa che dei nostri colleghi, dell'equipe vanno a frequentare gli ambienti, i luoghi, le persone che consumano sostanze, che utilizzano sostanze, sia negli ambiti in cui le sostanze sono tra virgolette sono più pesanti, quindi nei centri storici delle città, ma anche nel mondo del divertimento, nel mondo della notte, per cui frequentiamo con delle equipe, i nostri colleghi, questi contesti per portare interventi di prevenzione, ma anche di riduzione, di limitazione dei rischi e riduzione del danno. Cioè l'idea di fondo è che se la persona che sceglie di usare sostanze viene informata e viene coinvolta, può avere delle opportunità relazionali significative, può essere agganciata prima e avere più probabilità di tirarsi fuori dal vortice delle dipendenze in una condizione migliore rispetto a quando invece possa toccare il fondo, perché molto spesso si dice che la persona dipendente può uscire dalla dipendenza solo quando tocca il fondo. Peccato che quando uno tocca il fondo spesso ci rimane anche sul fondo, insomma, quindi non riesce più a alzarsi, non riesce più a tirarsene fuori, perché ha rovinato qualsiasi livello relazionale, economico, penale di tutti i tipi, per cui cercare di intervenire prima possibile è comunque un elemento di prospettiva migliore di cura. Poi abbiamo delle equip che lavorano nelle scuole per interventi di prevenzione, lavoriamo all'interno delle carceri, nel mondo della grave marginalità nelle città. Questa è un po' tutte le attività che svolgiamo come cooperativa, siamo circa 220 dipendenti, siamo una cooperativa, quindi i dipendenti sono soci della società che gestisce questi servizi. Spero di avervi dato un'idea, anche se molto veloce, di quello che sono le nostre attività. Lascerei la parola a Riccardo.